Mentre lavori il tuo cavallo, ti è mai capitato di avere la sensazione che lui tenda a spostarsi più verso un lato oppure a pesare più ad una mano che all'altra? Bene, questa è una condizione fisiologica di praticamente ogni cavallo. Infatti, come tu probabilmente già saprai, nessun cavallo nasce dritto e di conseguenza non ingaggia naturalmente entrambi i posteriori allo stesso modo, senza un adeguato addestramento. È molto importante addestrare un cavallo ad essere dritto, innanzitutto per insegnargli ad usare il proprio corpo nella maniera più funzionale e corretta possibile, poi anche per avere ad entrambe le mani la stessa qualità ed impegno durante il lavoro. Il tuo cavallo, se avrai dedicato abbastanza tempo a questa fase dell'addestramento, ti ricompenserà migliorando il suo equilibrio, quindi anche la sua disponibilità ad una futura riunione. Un cavallo ben dritto è comunque sempre il risultato di un buon impulso e un buon contatto, che non deve mai essere cercato con la forza, ma costruito dalla spinta del posteriore. Questo è un lavoro che non si esaurisce mai, perché ogni cavallo, anche il più addestrato, tende a tornare nella sua fase naturale di asimmetria. Perciò ricordati sempre di tornare indietro ogni tanto nel lavoro e verificare questo pilastro dell'addestramento. Se pensi che questo video ti sia stato utile, condividilo anche con i tuoi amici. Ci vediamo presto nei prossimi video.